Buonasera, benvenuti a Palazzoli, siamo con coach Vasilis Masdarinos, siamo alla vigilia, all'antivigilia praticamente della partita di domenica contro l'Umbertide. Allora coach, innanzitutto buonasera, bentornato, buon anno. Buon anno. Allora coach, in che condizioni fisiche e mentali ha trovato la squadra dopo la pausa natalizia? It's time to start again in which physical and mental conditions did you find the team after the short Christmas break? Well, the truth is that when we start, we were in a really good condition. We didn't work exactly as we wanted during the break because many players went back to their home, so we didn't have all the time we need. But for a team that have stopped for 10 days, we are in a good condition and we are ready for the game for domenica. Devo dire che quando, nel momento in cui siamo fermati, la squadra era in ottima condizione. È inevitabile che durante la pausa si faccia fatica a lavorare in maniera ottimale e sicuramente qualche cosa si perde da quel punto di vista. È anche altresì vero che magari la squadra aveva bisogno di fermarsi per un attimo e devo dire che, considerato il fatto che per 10 giorni le ragazze sono rimaste ferme, quello che ho visto in questa settimana è più che accettabile. Credo che la squadra si stia allenando bene e che siamo pronti domenica per giocare una partita e per provare a vincerla. Allora, l'orizzonte per Battipaglia è un'altra partita casalinga molto impegnativa ed affascinante contro la pallacanestro femminile Umbertide. Che squadra avremo di fronte? Quali sono le caratteristiche principali della squadra umbra? Now, Battipaglia is going to play another demanding match, this time against Umbertide. Which kind of team is Umbertide? What Battipaglia will have to do to try to win this complicated but very important match? Yes, it's another team that they are high on the table, on the league. Very good team. They have some very tall guards, experienced guards. They are shooters. They try to run. The point guards are very good and fast players. They are aggressive team. Generally, they have a good coach. Generally, they are a very, very good team. But as I say the other all the time, we play home, so the first goal is to be competitive, and if we can win, we win. Umbertide è certamente una squadra di ottimo livello, un'altra squadra della parte alta della classifica, ne abbiamo affrontate tante nel recente periodo. È una squadra completa, molto competitiva, che non sembra avere punti deboli, è una squadra che ha delle ottime tiratrici, ha delle esterne molto alte, ha un ottimo coach, è sicuramente una squadra molto importante. Ma io ripeto quello che ho già detto altre volte. Noi in primo luogo guardiamo a noi stesse, e giochiamo sempre per vincere, in special modo quando giochiamo in casa. Quindi noi, partendo dal fatto, da questa motivazione, dal fatto di guardare noi stessi, proveremo a fare la nostra partita. Il primo obiettivo è quello di essere competitive. Poi chiaro, se ci dà la possibilità di portare a casa la vittoria, non ci ritireremo indietro. Grazie coach Masdarinos.